benvenuti su Simply Abiki. Mi trovo all'interno della mia dispensa perché il primo video dell'anno ho voluto dedicarlo a un video sull'organizzazione, per il semplice motivo che ho deciso di cambiare tutta l'organizzazione della mia dispensa in questo 2014, e quindi prima di metterci mano e di cominciare a modificarlo e tutto, ho pensato che fosse il caso di mostrarvi com'è adesso, quindi lo stato attuale. Approfitto quindi di questo nuovo progetto, che è uno dei miei buoni propositi per il 2014, per farvi vedere anche qualcosa in più di come mi organizzo io all'interno della mia casa. Spero che il video in qualche modo vi sia utile. Non è, come vi dicevo, un sistema magari adatto a tutti, ma spero che possiate comunque prendere degli spunti anche solo in parte per organizzare al meglio la vostra cucina, la vostra dispensa, eccetera. Quello che vedrete non è necessariamente replicabile in un locale dispensa adibito solamente a dispensa, potete anche infatti replicarlo come sistema all'interno degli armadi della cucina o anche se avete solo un'anta a disposizione in cui volete fare un po' più d'ordine. Quindi prendete le idee, gli spunti, fateli vostri personalizzando, come vi dicevo nel primo video sull'introduzione all'organizzazione. Spero che vi sia utile comunque e adesso inizio subito mostrandovi come mi sono organizzata io. Non sarà facilissimo filmare questo locale perché il locale non è grandissimo, quindi non posso posizionare la telecamera col piedistallo all'interno e mi sembrava, diciamo, brutto tenerla in mano perché avreste avuto un'immagine continuamente traballante, quindi cercherò di fare del mio meglio di potervela mostrare. Questo locale comunque noi lo utilizziamo, come vi dicevo, all'85% come dispensa e al 15% come ripostiglio barra sgabuzzino, se vogliamo. La dispensa che abbiamo qui, tra l'altro, ovviamente non contiene tutto il cibo di cui ci serviamo perché la maggior parte sta in cucina, ovviamente, magari ve lo mostrerò in un altro video. Questa dispensa la utilizziamo soprattutto per tutte quelle cose che invece vogliamo avere all'interno della casa ma che sono ingombranti o pesanti, eccetera, e quindi non vogliamo necessariamente tenere in cucina, oppure che vogliamo come scorta in caso di piccole emergenze o per rifornimento. Ad esempio abbiamo i pacchi d'acqua, abbiamo la scorta di carta igienica, abbiamo tutte quelle cose che potrebbero servirci per imprevisti o qualora, diciamo, non facessimo in tempo a fare la spesa nei tempi stabiliti, per non rimanere senza avere comunque qualcosa a disposizione in casa. Questo è il locale, vi faccio prima diciamo una visione intera. Questa è una parete verso l'alto, ne so che non si vede benissimo, ma come vi dicevo non è facile, è molto molto alto, quello si sono circa 3 metri di soffitto, e poi ha delle pareti che invece hanno una profondità non troppo larga, questo è lo stipite, diciamo, della porta. E quindi è un locale che nel complesso non è grandissimo, spero che riusciate a vederlo. Come ho organizzato la dispensa? Ho deciso di fare questo video adesso perché cambierò questo sistema. Con il nuovo anno ho deciso di cambiare sistema e di mostrarvi però quello che ho utilizzato fino ad oggi, perché comunque potrebbe essere funzionale per qualcuno, soprattutto per chi come me ha degli spazi molto stretti in cui adibire, diciamo, una sorta di dispensa. Questa scaffalatura che ho utilizzato è dell'IKEA, la trovate tranquillamente all'IKEA, è in color metallo e non so se è disponibile in più colori, non credo, però è una, diciamo, scaffalatura modulabile, quindi voi potete scegliere anche fino a che altezza andare a seconda del vostro soffitto, e questo secondo me è un vantaggio ovviamente se avete locali più bassi. E ha poi dei moduli anche leggermente più stretti, come ad esempio il modulo questo, che è esattamente la metà di questo grande, dove ci sono invece, diciamo, questi contenitori, che se non sbaglio è da 100, mentre questo è invece da 50. E anche questi sono assolutamente componibili sia in altezza ma anche come elementi. Ad esempio noi in questo caso abbiamo scelto il portabottiglie, ma potete tranquillamente optare per degli scaffali come questi normalissimi. L'unico, tra virgolette, se vogliamo, difetto che hanno queste scaffalature è di essere forate, ovviamente, e quindi se appoggiate degli oggetti molto piccoli o delle cose che potrebbero, diciamo, che hanno bisogno di stabilità, devono avere sotto una superficie. Io in questo caso ho utilizzato questi fogli gommati dell'IKEA sempre per dare un po' più di stabilità ed evitare che gli oggetti cadano al di sotto. Per lo stesso motivo però sono molto arieggiati, quindi sono l'ideale anche per la conservazione in ambienti come le dispense, le cantine, dei locali che potreste avere da adibire a magazzino. Nella parte di sinistra, sono completamente schiacciata contro la parete, noi abbiamo attaccato con
due ganci la scala in modo che stia adesa al muro e che non dia fastidio, quindi entrando viene nascosta dallo stipite della porta e non si vede assolutamente. Abbiamo poi montato una lampada a un applique normalissima e nella parte in basso teniamo anche l'aspirapolvere in modo che sia, diciamo, fuori dalla zona di ingresso. Adesso qui c'è il piedistallo della telecamera, quindi che vedete che dà fastidio. Anche l'aspirapolvere, bene o male, sta in quei famosi 10 cm dello stipite della porta, quindi quando voi camminate all'interno non vi dà assolutamente fastidio, e questo è un vantaggio ovviamente, perché l'aspirapolvere è una di quelle cose che non si sa mai dove mettere. Inizio proprio dall'alto della dispensa. Come vedete qui in alto io ho posizionati degli utensili, delle apparecchiature elettroniche o comunque dei contenitori che non uso praticamente mai, e quindi li ho posizionati in alto. Il concetto nell'organizzare una dispensa è di posizionare nella parte alta tutte le cose che usate veramente in maniera molto rara e invece ad altezza occhi tutte le cose che usate più di consueto. Tenete sempre, sempre, sempre le cose pesanti invece in basso, per evitare che nell'estrarle dagli scaffali vi cadano addosso e vi facciate male. Quindi consiglio, come vi dicevo, diciamo in quest'area che è quella d'altezza occhi, tenete tutte le cose che utilizzate più frequentemente, maggiormente. Nella parte alta, man mano che salite, le cose che usate più raramente, e man mano che scendete le cose, se vogliamo, più pesanti. Ora vi farò vedere come abbiamo organizzato noi fino adesso. In alto in questo momento io ho posizionato, come vi dicevo, tutti quegli attrezzi che non uso mai, quindi ho la macchina del pane, il gelatiere che usavo una volta, adesso non uso più, e dei contenitori per quando faccio delle feste fuori casa. Questo ad esempio è un contenitore per i cupcake e questa è un'alzatina per i cupcake che utilizzo quando faccio feste fuori casa. Nel secondo ripiano, e quindi in particolare in questo, ho un cestino in cui all'interno ho un sacco di stoviglie, vettovaglie in carta, di fantasie e temi diversi che utilizzo per le feste e che non ho ancora utilizzato ovviamente, e alcuni cestini vuoti che sono questi, che utilizzo invece per mettere dentro biscotti, dolcetti eccetera, e dargli un'area un po' più rustica e carina. Ho comunque due ripiani ancora che posso riempire, quindi comunque di spazio ce n'è e le pareti non sono piene per la maggiore, per intero. In particolare questi tre invece che vedete qui sulla dispensa non ci sono quasi mai, sono... Uno è un pacco di pasta che devo ancora sistemare e gli altri due sono dei pacchi di pasta che abbiamo trovato nei pacchi di Natale che ci ha dato l'azienda per il Natale e che cucineremo, e quindi solitamente non sono qui. E questo invece è un pacco di telini igienici che devo ancora sistemare con la scorta di fazzoletti di carta, di veline di carta che utilizziamo in casa. Da questo lato poi invece ho posizionato, andiamo con l'ordine, scusate, inizio prima dallo scaffale più stretto, quello da 50. Ho posizionato invece tutte le teglie da cottura un po' particolari. Sapete che io mi diletto nell'organizzazione di party e di feste, soprattutto per i bambini, e quindi ho un sacco di teglie per creare dei dolcetti di forme differenti o strane. È un altro dei miei hobby, mi piace tantissimo, e quindi per non conservarle in cucina perché portano via tantissimo spazio, le ripongo in verticale su questo ripiano. Più in basso poi invece abbiamo un ripiano molto più stretto, che è questo, in cui conservo una cassetta per le emergenze. Non è una cassetta degli attrezzi, è una cassetta di primo soccorso. Io e mio marito ci teniamo moltissimo anche al primo soccorso in casa, quindi oltre ad avere, diciamo, il classico armadietto dei medicinali, il primo soccorso in bagno e quant'altro, fatemi sapere se vi interessa nel caso come l'abbiamo organizzato, noi teniamo anche una cassetta per le emergenze vere e proprie. Quindi ad esempio abbiamo dentro anche la maschera per la respirazione bocca a bocca e altre cose di questo tipo, perché siamo tutte e due convinti che sia molto importante avere anche gli articoli di prima necessità per emergenza in casa. Poi abbiamo dei sacchi della pattumiera di scorta, di quelli molto grandi, in formato 70x110 se non sbaglio, e un rotolo invece di carta tessuto che utilizzo per fare sempre per le feste. In realtà mio marito aveva montato la scaffalatura con tutta la parte rimanente, quindi da lì fino alla, diciamo, alla terra, con dei portabottiglie che sono però a mio avviso eccessivi, e quindi in alcuni casi alcuni li stiamo utilizzando
come una sorta di scaffale, in particolare questo dove abbiamo posizionato due diciamo pacchi di scorta di carta igienica, parte di scorta a lunga conservazione qualora i negozi fossero chiusi, qualora non riuscissimo a comprare latte fresco che invece prediligiamo per i nostri bimbi, per non rimanere senza, questo perché sia Nabiki che Kian ancora bevono il latte sia alla mattina che alla sera. Poi abbiamo una serie di scaffali dedicati diciamo alla scorta di acqua. In particolare, nonostante sia un scaffale per 4 bottiglie, io cerco di ottimizzare lo spazio inserendone di più girandole al contrario, quindi in questo caso sfrutto lo spazio anche in questo senso posizionandone 3 al di sopra. In questo caso riesco a inserire 7 bottiglie. L'acqua che vedete, non fissatevi su marche o altro eccetera, perché noi compriamo l'acqua più o meno random tra 5-6 marchi diversi, scegliendo acque che abbiano il minor residuo fisso possibile oppure acque che sono in offerta. Un piccolo scaffale di bibite, non siamo dei grandi bevitori di bibite gasate o frizzanti. Poi in questo scaffale invece ho delle conserve di pomodoro. Io difficilmente compro la passata di pomodoro al supermercato, l'acquisto da aziende che fanno passate invece fatte a mano, oppure la facciamo direttamente con mio padre durante il periodo estivo, quindi è una delle cose che ci piace fare. Produciamo circa 50-100 bottiglie per famiglia, conserviamo una parte qui e una parte in un altro posto, e al di sotto poi invece abbiamo una scorta di quelli che sono, se volete, vini, spumante eccetera, che utilizziamo quando facciamo delle cene con amici o da portare fuori come pensiero se andassimo mai a casa di qualcun altro, spumanti, vini bianchi e vini rossi. Ho utilizzato questi contenitori che sono della Curver e sono in plastica, quindi sono ottimi da pulire e anche se dovesse rovesciarsi sopra qualcosa non si rovinano, come quelli ad esempio in rattan, in legno, in paglia eccetera, però hanno comunque un aspetto gradevole se vogliamo alla vista. Esistono in diversi colori, se non sbaglio nero, marrone scuro che è questo, un bianco e credo basta. Io li trovo molto comodi, sono molto molto resistenti, costano un po' più di altri cestini in plastica, ma vale la pena sia come durevolezza nel tempo che come aspetto estetico, ed esistono veramente in tantissime dimensioni. Quello che io ho fatto poi per tutti i cestini è ho creato delle etichette, sono delle etichette adesive fatte in questo modo, quindi ho tagliato del cartoncino colorato con delle fantasie differenti da quei famosi fogli di cartoncino che vi ho già fatto vedere nel video dell'agenda, e ho creato della dimensione dell'etichetta. Queste sono etichette adesive che ho comprato in un negozio tipo Buffetti, le ho tagliate della stessa dimensione e poi con l'etichettatrice ho scritto il contenuto che diciamo il contenuto della categoria di cibo o di articolo che ho all'interno del cestino, e li ho poi attaccati in maniera molto semplice al cestino stesso. Qualora dovessi cambiare qualcosa eccetera, non faccio nient'altro che rimuovere l'etichetta e cambiare eventualmente la descrizione. Importantissimo quando organizzate una dispensa è infatti mettere insieme categorie di cibo che sono simili, in modo da trovarle facilmente quando ovviamente andate a cercare le cose in dispensa. Non fate l'errore, se volete ovviamente una dispensa organizzata, poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, di posizionare sugli scaffali il cibo in maniera random, se vogliamo, in maniera casuale, perché questo poi diventerà difficile da gestire nel tempo e vi dimenticherete, soprattutto se avete uno scaffale profondo come questo, vi dimenticherete il cibo che sta dietro, che non riuscite a vedere, le scadenze eccetera eccetera. Invece in questo modo, raggruppandolo in cestini o in altri contenitori come ho fatto io, potrete trovare la categoria di cibo che vi serve nell'immediato e averla subito a disposizione, sapendo esattamente dove andare a pescare e tenendola un po' più sotto controllo. Ma soprattutto il cestino vi aiuta nel momento in cui volete posizionare delle cose all'interno che normalmente invece sullo scaffale scivolerebbero, cadrebbero eccetera. Quindi vi consiglio assolutamente i cestini, che sono comodissimi. Nella parte alta io ho organizzato sempre con dei cestini, ma ovviamente ho posizionato delle cose che uso meno frequentemente, quindi in questo caso ho un cestino un po' più basso con tutte le cose che utilizzo per le feste, contenitori, sacchetti di carta, bandierine eccetera eccetera. Una invece un altro contenitore che ha dentro all'interno, vediamo se riesco a farvelo vedere, all'interno contiene i dolci e i preparati per le torte, i biscotti eccetera che io utilizzo, è fatto in questo modo, come vedete è bello pieno,
ma è leggero, quindi riesco a muoverlo con facilità. E poi da questo lato invece ho delle altre decorazioni che io utilizzo. In questo ripiano invece, che è un po' più normale ad altezza, se vogliamo, quasi occhi per me, ho posizionato invece un tostapane, perché noi lo utilizziamo veramente spessissimo, soprattutto al sabato, ci piace fare i toast caldi e quindi abbiamo un tostapane a disposizione facile da prendere. Poi ho dei contenitori fatti in questo modo con la maniglia, sono dei cestini molto comodi da utilizzare nel frigo. Fatemi sapere se vi interessa anche vedere come organizzo e tengo in ordine il frigorifero della mia cucina. Qui ne ho alcuni di scorta, tranne il primo che ho anche qua etichettato. Come vedete ho creato un'etichetta, anche in questo caso l'ho posizionata sul manico. In questo caso sono diciamo zuccherini e decorazioni da spargere sopra i cupcakes, i biscotti, eccetera, in modo che io so esattamente, qualora ne avessi più di uno o in generale anche quando voglio guardare, visto che io sono a questa altezza, non so se riuscite a vedermi, che cosa c'è all'interno, e tirare fuori solo il cestino che mi serve. Adesso, per non risparmiare spazio, i due di scorta che ho li ho posizionati al di sotto, ma generalmente ce ne sarebbe uno solo. Subito di fianco ai cestini ho dei piccoli contenitori in plastica, questi in particolare li ho presi all'IKEA, vengono venduti in set da 3, se non ricordo male ci sono in colori diversi, questo è giallo anche se in telecamera, ma in questo momento sembra bianco, rosa, e ne ho di due file diverse, e all'interno tengo attrezzi vari. In questo caso questi sono per fare i cannoncini, sapete come vi dicevo che mi diletto a preparare le feste in generale, anche dolci, torte eccetera. Li ho etichettati in modo da sapere esattamente il contenuto, quindi in questo caso ci sono i tagliabiscotti, qui dentro ci sono invece le cartine, quelle per i dolcetti, eccetera. Di fianco invece ho dei contenitori fatti in questo modo, che sono non solo molto carini perché sono colorati, ce li ho in due varianti colori differenti, viola e fucsia e acqua marina e fucsia. Ve li consiglio soprattutto se siete delle mamme, da portare fuori casa per le pappe liquide dei bambini, per il latte, quando viaggiate, quando siete fuori casa con la borsa cambio eccetera, sono comodissimi, ma anche per diciamo se vogliamo conservare pastine, riso, sono veramente comodi sia per i liquidi che per cose piccole, perché hanno un tappo che permette di dosarli e sono richiusi, come vi dicevo, a prova d'aria, e quindi il contenuto viene sigillato all'interno, ma hanno anche la maniglia pratica per dosare, ad esempio se fate dei succhi, delle spremute fresche eccetera eccetera. Ve li consiglio tantissimo, e io questi li ho presi su un negozio che amo particolarmente, che si chiama La Cameretta di Pippi. Come al solito, di tutto quello che vi sto facendo vedere vi lascio qui sotto i link dei negozi dove li ho preso, i nomi esatti, così che possiate cercarli o vederli se volete anche voi organizzare con questo tipo di attrezzature la vostra dispensa. E come vi dicevo, è un negozio che mi piace particolarmente perché ha un sacco di articoli fantastici per i bambini, per la cameretta e non, e soprattutto che sono un po' sulla stessa scia dell'arredamento di tipo nordico. Ci sono veramente tantissime cose che qua in Italia non abbiamo e che su questo negozio invece riesco a trovare, che sono veramente valide e che vi consiglio, anche perché la qualità è ottima. Ve ne parlerò comunque ancora di questo negozio, perché ho in mente di fare video di organizzazione anche su molte cose dei bimbi, e diversi articoli provengono proprio dallo stesso negozio, quindi ve li mostrerò. Però se volete potete cominciare ovviamente a curiosare. Un'altra cosa che ho qui di fianco è invece un contenitore, questo l'ho acquistato su D-Mail, ed è un contenitore fatto in questo modo, con dei separatori all'interno in cui conservo delle buste di vario genere, possono essere buste di cioccolata calda, buste di riso, di zuppe eccetera, quindi sono comodissime per averle diciamo consultabili a vista, quindi non chiuse in una scatola, ma comunque facilmente diciamo gestibili e arrivabili anche su uno scaffale come questo. Passiamo invece a questo scaffale, che è lo scaffale che io ho dedicato, se volete, alla pasta. Quindi all'interno io ho posizionato dei contenitori trasparenti, che sono dei contenitori di una marca che si chiama Oxo. Sono abbastanza costosi, ma mi piacciono veramente tantissimo per due ragioni. La prima è che sono veramente in un acrilico molto molto resistente e fatto apposta ovviamente per gli alimenti, quindi assolutamente atossico eccetera. Sono dei contenitori a prova d'aria e hanno una specie di bottone al di sopra che permette di aprirli oppure di renderli ovviamente
ermetici. Quindi semplicemente con la pressione di questo bottone voi potete aprirli in maniera molto veloce e pratica, ma soprattutto richiuderli anche ermeticamente senza che l'aria possa entrare all'interno, non dover sganciare, agganciare gancetti intorno, schiacciare, controllare che sia chiuso bene. Quindi mi piacciono particolarmente per quello, sono assolutamente resistenti e sono completamente smontabili, quindi possono essere lavati, anche il coperchio si divide in più parti, potete tranquillamente lavarlo se volete cambiare alimento all'interno. Questa è la scorta di pasta che noi abbiamo, in cucina abbiamo degli altri contenitori uguali a questi, che sono quelli che utilizziamo quando cuciniamo. Man mano che finiamo quelli che abbiamo in cucina, veniamo di qua, preleviamo il tipo di pasta che ci manca e la travasiamo. Sappiamo però che quando veniamo a prelevare da questo contenitore vuol dire che stiamo già attingendo alle nostre scorte e quindi ovviamente questo formato particolare di pasta va recuperato perché è un esaurimento. Ce ne sono alcuni tipi di formati che utilizziamo su base continuativa e quindi non mancano mai, come ad esempio i tortiglioni, le penne, le farfalle, il riso, eccetera eccetera. Ce ne sono degli altri invece che variamo a seconda, diciamo, della ricetta che vogliamo fare, delle offerte che troviamo, della pasta che vogliamo provare e sperimentare, come in questo caso ad esempio gli gnocchetti. I scaffali sono abbastanza profondi da riuscire a inserire due contenitori, quindi due file di contenitori, una davanti all'altra, che quindi noi ottimizziamo avendo a disposizione 2, 4, 6, 8, 10 tipi di paste differenti in questo modo. Ed essendo a prova d'aria sono più sicure, ad esempio, delle confezioni in cartone su cui è più facile che si formino farfalle, eccetera, eccetera. Quindi io li consiglio assolutamente. Quello che poi ho fatto anche in questo caso è di ritagliare delle etichette carine per renderli piacevoli anche alla vista, etichettandole con il nome della pasta che ho all'interno, che posso comunque cambiare qualora cambiassi il tipo di pasta. E poi sul retro quello che faccio è taglio anche diciamo la parte della confezione da cui proviene la pasta, dove ci sono sopra i minuti della cottura e in alcuni casi anche le scadenze. Ad esempio in questo caso ho ritagliato la busta, attacco con del semplice scotch pronto da variare in caso di cambio della pasta, e a volte anche sulla scadenza, in particolare se ha una scadenza diciamo a breve termine, non superiore all'anno. Superiore all'anno sono sicura che la consumerò prima, invece inferiore all'anno preferisco annotarla e quindi ritagliarla dalla confezione e appiccicarla dietro per essere certa di non mangiare alimenti che stanno per scadere. Nella parte bassa invece, sempre con questi cestini, invece di utilizzare dei contenitori più alti, che comunque esistono sempre di questa marca, della Oxo, anche per spaghetti, linguine eccetera, io ho preferito utilizzare dei cestini in cui ho posizionato all'interno tutta la pasta lunga, come vedete, e ho delle buone scorte anche di pasta lunga, cioè stanno veramente tantissimi pacchi, e in più ho posizionato all'interno anche tipo le pastine dei bambini, della pasta di formato diverso, ma principalmente qui dentro tengo quasi solo pasta lunga e pastine. Poi ho raccolto brodi e zuppe, e in questo caso tengo di scorta anche dei brodi già pronti qualora arrivassi tardi a casa e non avessi tempo di cucinare il brodo da zero, dei brodi e delle zuppe magari già pronte, come in particolare queste che ogni tanto mi piace mangiare, oppure delle zuppe che prendiamo in Olanda, che sono come queste, che sono comode da portare a pranzo, o se si ha freddo invece di pasticciare si può bere una di queste. L'ultimo contenitore invece, che è uno dei più pesanti, tengo il riso. Lo tengo anche se è pesante perché è d'altezza giusta per me, quindi non faccio fatica, anche se dovesse cadere non mi cade in testa. E qui dentro tengo tutti i pacchi di riso differente, più una busta che non so perché qua, di purè è di scorta, che non dovrebbe stare qui ma che è stata infilata in questo caso qui. Quindi qua c'è un sacco pieno di riso di tipi diversi, da arborio al riso basmati, quindi ne abbiamo veramente tanto perché ci piace anche qua variare in questo caso e averne di scorta. Cosa tengo invece nel ripiano subito sotto? Allora, nel primo, che è questo, tengo tutto lo zucchero, il sale e il cacao di scorta, quindi utilizzo invece questo tipo di contenitori, che sono di un'altra marca e che sono quelli invece con sistema fatti in questo modo, con sistema a gancio. Sono altrettanto validi soprattutto per le polveri, che però non hanno problemi di creare diciamo degli animali, come in questo caso lo zucchero e il sale, quindi
anche se non dovessero essere chiusi ermeticamente perfettamente, vanno bene. E anche in questo caso quello che faccio è di ritagliare l'etichetta e di appiccicarla al di sopra per avere i valori nutrizionali e sapere di che marca erano, eccetera eccetera, e anche che cosa c'è all'interno e non sbagliarci ovviamente. E ce l'ho di zucchero, di sale fino e di sale grosso. Poi nella parte, diciamo, frontale ho un pacco di Nesquik di scorta che noi utilizziamo per i bambini, e delle polveri invece per fare i dolci che mi piace utilizzare, con cui mi trovo bene. Questo cestino invece è dedicato a tutti quelli che sono succhi di frutta e le frutte confezionate. Questo perché una bicchia ormai va a scuola e quindi invece di dargli sempre merendine o altro preferisco dargli delle mousse di frutta oppure dei succhi di frutta che tengo di scorta qui, quindi facilmente quando prepariamo la cartella possiamo venire anche nella dispensa a attingere da questo cestino per metterle all'interno della cartella, una merenda diciamo un po' più sana. Nell'ultimo cestino, che immagino non vedete ma che è questo qua, teniamo invece il tonno e tutte le verdure, i secondi eccetera in scatola, quindi le latte di tonno ma anche latte come queste di fagioli, di mais eccetera, che possono sempre essere utili in cucina e che non vogliamo tenere perché sono pesantissime all'interno. Il vantaggio di avere un cestino, come vedete, è che le latte non cadono una sopra l'altra, che per prenderne una non dobbiamo ribaltare tutto il resto dello scaffale, quindi tiriamo fuori semplicemente il cestino, scelgo quello che mi serve e poi lo rimetto comodamente all'interno. L'ultimo scaffale, che è questo, avanza dello spazio lì dove teniamo del sapone di scorta, delle buste di sapone di scorta, del sapone per le mani. All'interno ha dentro articoli vari che sono ancora da sistemare. Questo è uno dei motivi per cui ancora la dispensa non è ottimizzata al 100%, ma sono principalmente o detergenti o vettovaglie o snack confezionati che non sono diciamo deperibili o il cui contenuto non tocca eventuali altri articoli per ragioni ovviamente ovvie. E un altro cestino, e questi sono più profondi della Curver, sono più alti rispetto a quelli che ho utilizzato sopra, hanno una forma leggermente diversa perché sono più capienti, e all'interno tengo tutte le conserve invece, quindi sottaceti, sott'olio, marmellate eccetera eccetera, in vetro, in modo che non si rompano qualora dovessero cadere perché sono praticamente altezza pavimento. E in ultimo ho delle latte di olio extravergine, anche queste noi le acquistiamo da un contadino, da un artigiano, non compro l'olio al supermercato, e quindi lo compriamo in latte da 5 litri che poi storichiamo qui all'interno. Contenitore che è perfetto per quest'angolo, è sempre della Curver ed è in questo caso bianco, l'ho scelto, è sempre in plastica in realtà, ma sono tre cassetti che scorrono tra l'altro benissimo, quindi scorrono veramente molto bene, sono veramente molto facili da utilizzare, non sono come i classici cassetti in plastica che si incastrano sempre o quant'altro, che io ho, come vedete, etichettato anche in questo caso per sapere sempre all'interno cosa c'è, e in cui conservo degli articoli vari, tipo ad esempio qua abbiamo delle lampade di scorta di ricambio, dei bicchieri di plastica, quindi è un po', se vogliamo, un cassetto, un nascondiglio per nascondere vari attrezzi o ricambi per la casa che non sappiamo dove altro mettere. Accessori che io utilizzo per incartare quando faccio magari dolcetti o voglio portare dei biscotti in regalo, dei sacchettini, quando preparo delle buste sacchettini per gli amichetti dei miei bambini eccetera. E in ultimo ho tutti gli attrezzi che io utilizzo quando faccio i dolci, per la cucina, per decorare, per tagliare, per misurare, ma anche sacca poche di scorta monouso, piccoli attrezzi tipo questo per decorare i biscotti eccetera, e quindi sono perfetti perché non prendono invece spazio nei cassetti della cucina. E un'altra cosa che finalmente mio marito ha montato e di cui avevo già parlato in un altro video è questo organizzatore per le pile, che è attaccato quindi al muro quando entrate, che è comodissimo e che vi consiglio, l'ho preso su Amazon, e che consente di avere formati di pile differenti all'interno, ordinate comodamente, quindi sapete sempre dove andarle a cercare. Ci sono veramente tutte, dalle torce, le mezze torce, le stilo, le mini stilo, quelle quadrate. E ha il vantaggio di avere anche diciamo questo, che è una verifica alla carica della pila stessa, voi la posizionate al di sotto, ovviamente con una mano sola è un po' difficile, facendo combaciare i poli, come vedete la lancetta si sposta facendovi vedere se la pila è carica o meno. Quindi io lo trovo non solo geniale per quanto riguarda l'archivio e l'organizzazione delle pile, ma anche praticissimo per verificare se sono cariche o meno, e si fissa veramente con quattro viti. Questa era la mia dispensa, adesso l'ho leggermente abbassata perché ho la camera davanti per farvela vedere. Spero che il video in qualche modo vi sia stato utile, come dicevo ovviamente non è una dispensa perfetta, ho preferito però mostrarvela
Adesso per farvi vedere com'è il mio sistema attualmente, anche perché quando lo cambierò, se volete vi farò vedere il video dell'aggiornamento di come diventerà. Fatemi sapere se vi interessa vedere anche l'aggiornamento di questo video, se vi è stato utile in qualche modo, spero di sì. Di tutto, come vi dicevo, vi lascio qui sotto nel box informazioni tutti i contenitori che ho utilizzato, dove potete trovarli, acquistarli, eccetera, o almeno dove li ho acquistati io, in modo che possano esservi utili se volete replicare una cosa simile. Fatemi sapere se avete altre idee, se avete delle domande, dei dubbi, come sempre sono a vostra disposizione, e se vi va invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!